Conosco una coppia di musicisti. Lei suona il piano e lui la tromba. Ho ucciso il Natale. Mauri, si fa una bella sfida. Bomba ragazzi, non ho idea di che cosa farò adesso. Ma prima di farlo cliccate sulla campanella. Che sfida vuoi fare? Prima si devono iscrivere, se no non ce l'hanno la campanella. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Che sfida vuoi fare? Ti challengeo. Vai. Il challenge di doppiaggio non ne facciamo da un po'. È vero. Però so che siamo sotto Natale, insomma siamo nelle feste, sono tutti coi parenti, eccetera. Voglio farti raccontare un po' di barzellette. Quindi io ti chiederò se hai in mente una barzelletta, poi ti dirò con quale voce, di quale personaggio e in che dialetto farla. Ti voglio sfidare questa volta. Va bene, non è né una challenge, è uno stupro al cervello. Stavolta ti metterò in difficoltà. Vai. O almeno ci proverò. Ce l'hai una barzelletta? Dammi un tema, dammi un tema. No, un barzelletto è quello che vuoi tu. No, mi dovete dare un tema. Ambiguo. Ambiguo non è un tema, Claudio. Di una parola. In un bar. Una barzelletta in un bar. Va bene. La barzelletta la racconta Topolino. Oh. E il bar è a Bari, quindi è un Topolino barese. Va bene. Oh, allora, praticamente c'è un signor che va al bar. Toccate il microfono. C'è un signore che va al bar. Prende una birra, c'è scusa fuori una birra. E questo, fa la birra. Sembra Lino Banfi, sembra. Sembra Lino Banfi con le pelle strizzate. Topolino Banfi. Topolino Banfi, giustamente, bravo. Prende la birra, questo comincia a bere la birra. A un certo punto, gli suona il telefono. Porco miseria. Allora fa, vabbè, devo andare fuori e rispondo. Fa così. E metto un foglietto. Ci ho messo un dito dentro. Così nessuno va bene, no? Allora va via, telefono, poi torna e fa: oh, qualcuno mi ha bevuto tutta la birra. E c'era un foglietto accanto. L'ho bevuto tutta, ma il dito dentro non c'era. Finita. Sembrava più tipo il Lino Banfiafono. Sì, sembrava una roba del genere, una roba assurda. Ho anche finito il caffè! È finito il caffè. Si fa male. Allora va, riempilo. Una barzelletta, il tema è ristorante. Minchia, bar e ristorante, ma che sei? Il figlio della ristorazione? Tema ambiguo. È un ristorante ambiguo. Vabbè, ristorante. La racconta Mr. Crab. Ehi, è ristorante. Sardo. Ehi, Gesù. Allora, Mr. Crab è sardo, parla in questo modo. Parla in questo modo. Però le mani. Sembra le mani. C'è un signore che va al ristorante e dice: vorrei un brodino. Allora il cameriere gli porta il brodino. Ehi. E va via. A un certo punto questo chiama cameriere, fa: cameriere, fammi dica, assaggi la minestra. Come? Assaggi la minestra. E va, non c'è il cucchiaio. E appunto. E così è. È finito. La sei cavata bene. Ma perché perdono come prima che c'era la barzelletta nei commenti, letta con le altre voci. Poi te l'ho letta normale e l'hai capita. Dici? Sì, un po' cambia. Vabbè, ora ti metterò alla prova. Vai. Allora, il tema della barzelletta. Discoteca. Boh, non esistono barzellette sulle discoteche. Esistono? Sì. Musica, discoteca. Quello che vuoi. Ambiguo. Ce l'hai? Ce l'hai, ok. No, perché ne avevo alcune, ma avevano degli obblighi di cose che se tu mi avessi dato una voce non avrei potuto fare. La racconta Celentano. Bolognese. No, allora, Celentano non può avere accenti diversi dal milanese. L'orso yogi bolognese. L'orso yogi bolognese. L'orso yogi bolognese. È in discoteca. Ehi, bubu. Allora, l'orso yogi parlava così. Di Bologna. Schochmel, allora. No. Paolo, te ridi, ma come ti dico, monta un video con un braccio nel e l'altro dietro la testa. Montalo. Farebbe ridere. No, sì, ma verrebbe una merda. Scegli tu il personaggio. Dov'è il mio caffè? Basetta del caffè. Vuoi entrare con un caffè? Splash. No, era banale quella. Ah, ti dico quella della discoteca, vai. Ma è ambiguo. Lo è. È ambiguo? Sulla discoteca me ne erano venute in mente 5. Solo che alcune sono vincolate da dall'accento. Dagli accenti, esatto. Quindi se la cambi non fa più ridere. Che accento? E c'è un tizio di colore che va in discoteca, va dal DJ e fa: metti Loredana, per te, ma per me, per te, un po' per tutti. Ah, ok, ti faccio l'imitazione di Maurizio Merluzzo in toscano. Cioè, praticamente. Come?
Sono due amiche che vanno in discoteca, no? Una è parecchio figa, parecchio figa. L'altra è veramente brutta, ma veramente brutta. C'è quella figa che praticamente va a ballare, prende i ragazzi e ci limona subito così, senza neanche parlarci. Allora quella brutta cioè rosica un po', perché dice: ma com'è possibile, come fai, come non fai? Allora fa: senti, mi spieghi il tuo segreto, com'è che fai? Guarda che è facilissimo, ti li avvicini da dietro e gli sussurri il nome di una pianta. Se loro te la dicono al maschile vuol dire che ci stanno, si girano, ti vedono, dicono al maschile, ci stanno. Tipo, vai lì e gli dici rosa, lui dice roso e vai. Ma davvero? Sì, è facilissimo. Allora l'amica brutta si butta in pista, tutta convinta di questa tecnica. Si avvicina a un tizio e gli fa: orchidea. E si dice: orcla. Levala. La censurare. Dai, allora, ce n'è una barzelletta? Una barzelletta sugli animali. Sì. Ok. Kermit napoletano. Vabbè. Kermit è in questo modo. Che parlo un po' napoletano. Allora, ci sono... Sembra padre Maronno. Ci stanno un orso e un coniglio che fanno la cacca. Allora l'orso gli fa il coniglio. Ma non gli dà fastidio la cacca sul pelo? No. Ah, meno male. Okay. Kermit napoletano è il mio preferito comunque. Tema... ambiguo. Smettila. La barzetta su Roma, qualcosa di romano, ok? E c'è Gandalf romano. La preparazione. Oddio, una barzelletta su Roma. Oh, sugli antichi romani. Antichi romani. Sugli antichi romani. Non è che fai così una barzelletta su Roma. Colosseo. Antichi romani. Sulla Roma, su Totti, di Totti, su Ilari Blasi, sulla f***a. Bella f***a. Oh, ma tanto pisci che sei tutta f***a. Che schifo. Pensa se la dicesse Gandalf. Ah, pisci, ma tanto pisci che sei tutta f***a. Sai qualche barzelletta che è tipo proprio romanesca? Oh, and vedi, in aereo decolla. Ma che decolla, non lo vedi che è de ferro? Questa qui è una barzelletta sui bambini. Non si scherza sui bambini. Ok, sulla terza età. Sì, sui vecchi sì. E c'è Teach torinese. C'è una preoccupazione. Maurizio è così confuso da colpirsi da solo. Sì. Oh, Teach de Torino. Buona forza. Allora. Cazzo ridi tu. Allora. No, allora no. Allora. Devo parlare come Sanseverino. C'è sui vecchi. Ah, c'è una coppia di pensionati, né? Che vanno in vacanza. E vanno in Messico. E allora, mentre camminano, vedono. Sembra un genovese. Perché non c'è il controllo dell'accento quando fai così. Mentre camminano, no? Vedono una coppia di messicani. E sente che uno, il marito. La moglie dice al marito: andiamo a far la sesta? E allora la moglie torinese guarda il marito e fa: ho visto? Fanno la sesta, voi a Faust, tu non fai neanche la prima. Che sarà bella, classica. Non ridere solo Paolo queste barzellette. Mi hai gabbato. No, il Gabibbo Veneto tanto non lo vuole fare, perché il Gabibbo... I personaggi che sono caratterizzati da un accento non possono averne un altro. Tutti quelli di Claudio sono tutti... Ma non dire cagate. Ogni volta cerco... Dai, boh, chiudiamolo. Fammi la chiusa. Video. La chiusa però la fai come... Il Gabibbo non l'hai mai fatto. Ehi, quello! Hanno suonato il campanello, non posso fare il Gabibbo. Vai, facciamo una cosa più divertente, dammi un tema. Ok, musica. Ciao Francesca Fraffa. Ciao Maurizio Merluzzo. Conosco una coppia di musicisti, lo sai? Buon per te. Lei suona il piano e lui la tromba. Nel frattempo... ho ucciso il Natale. Bombe ragazzi, se questo video vi è piaciuto me lo auguro vivamente, perché secondo me va veramente. Iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compare, nipoti, a tutte le persone che conoscete. Seguitemi sui social, oh, sui social ragazzi. C'è anche TikTok adesso. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Ehi, ehi.
Ehi, hai già visto tutti questi video? Lo sai che ogni volta che guardi uno dei miei video, nel mondo nasce un gattino carinissimo? E quando metti mi piace, il gattino fa le fusa, con quegli occhioni dolci. Ma se invece clicchi su non mi piace, viene mangiato da un pterodattilo. Sul serio, l'ho letto su Focus.